L'ATTI, Associazione per il Teatro Italiano, nasce molti anni fa per occuparsi di un problema a noi caro, la cultura, il teatro. La cultura in genere è, come dire, l'insieme del sapere di un individuo o di una società in un dato momento storico. Questo fa venire sicuramente in mente che bisogna ricordarci sempre etica e politica. Etica è la morale di un individuo e politica invece è la morale di una cittadinanza, di un popolo. E queste cose sono inscindibili nel momento in cui noi affrontiamo un problema come quello della politica che si occupa della cultura. E cioè dire, non vogliamo più una politica culturale. Vogliamo una politica per la cultura e per questo ci siamo impegnati in questo progetto di presidi culturali. I presidi culturali esistono nelle nostre professioni da sempre perché tutti noi, attori, musicisti, danzatori, architetti, scrittori, lavoriamo da anni perché non si perda la memoria di una cultura. E questo vuol dire che all'interno di un presidio noi lavoreremo con le nostre professionalità, accompagnando la cittadinanza, e qui dico cittadinanza, non dico giovani, certo giovani, ma tutti coloro che invece potranno usufruire di uno spazio comune, nella riscoperta o conoscenza a volte della bellezza, per esempio, della poesia, dell'arte intesa come arte visiva, come pittura. Come arte contemporanea, arte moderna, che trova pochissimi spazi oggi nelle città, dove coloro che parteciperanno a questa forma di socialità della cultura possano non solo comprendere, ma possano agire in prima persona, e cioè dire utilizzare il sapere di un professionista per poter scoprire la bellezza di come si legge un quadro, di come si monta uno spettacolo, di che cosa vuol dire imparare a leggere a voce alta, per esempio, perché molti pensano che questo si impari a scuola. No, purtroppo, per quel che mi riguarda, sono un'attrice, ma sono anche un'insegnante. Tutti i giovani che vogliono affrontare il mestiere dell'attore, non sanno leggere a voce alta. Per questo, per esempio, la nostra associazione da anni fa degli stage o dei corsi dove si insegna a leggere a voce alta, a lettura interpretata, mirata non alla riscoperta della dizione o di quelli che sono magari le tecniche pure del mestiere dell'attore, ma la scoperta di quello che ci sta dentro le parole scritte. Ovviamente, e anche delle parole dette, perché nel momento in cui noi verbalizziamo quella parola, quell'insieme di segni scarabocchiati su un foglio, non ci rendiamo conto che quel valore è già stato detto, scritto nei primordi della nostra storia, quando l'uomo ha imparato a parlare, perché il primo suono, il primo rumore che lui ha sentito e che ha prodotto è sicuramente un'esperienza. Un'esperienza interiore. E siccome l'uomo è l'unico animale che ha la necessità di esprimere il suo sentire profondo, lì nasce il teatro, nasce l'arte, nasce la musica, nasce la danza, che sono, diciamo, le forme che l'uomo ha a disposizione per esprimersi. Questo noi vorremmo che all'interno dei presidi culturali fosse in sviluppo, in crescita, un modo di conoscersi, ognuno di noi conosce se stesso prima di tutto, certo, ma conoscersi in mezzo agli altri. Siamo animali sociali, siamo, come diceva Aristotele, non esistiamo da soli, abbiamo bisogno della giustizia. E la giustizia intesa come condivisione delle cose, riconoscimento delle cose. Quindi perché no un luogo che sia all'interno per esempio di ogni quartiere importante di questa città e di ogni città dell'Italia, perché ci facciamo anche questa piccola illusione di poter essere promotori di una ipotesi culturale ripetibile in tutta Italia. Ecco che cosa sono i presidi.
una cosa un po' utopica, forse, ma l'utopia è la base della fantasia e la fantasia è la base di quello che porta alla cultura. Grazie.